Oggi a Roma in Senato viene presentato il modello Valor sulla riduzione dei costi per le sperimentazioni cliniche da promotore privato, che però incidono anche sulla spesa sanitaria nazionale. Abbiamo chiesto un commento su questo modello e quindi sul risparmio notevole che potrà portare anche per le aziende sanitarie alla senatrice Rizzotti. Ma guardi, io trovo che la presentazione di questo modello sulla sperimentazione clinica sia una cosa importantissima perché potrebbe far risparmiare molto tempo, denaro alle nostre aziende sanitarie e potrebbe anche allargare la platea sulla quale eseguirlo, quindi con un vantaggio, una ricaduta immediata su quello che sono i pazienti in attesa. La cosa fondamentale, noi sappiamo come certamente il fondo sanitario è sottofinanziato, sappiamo anche quello che sono le criticità che emergono da tutti gli operatori sanitari sulla tenuta del nostro sistema, che potrebbe veramente essere efficientato dalla ricerca e dall'innovazione. Sappiamo come ad esempio la sanità digitale potrebbe far aumentare di 2 punti percentuali in sanità il PIL del paese. Sappiamo anche da studi molto attendibili come su 10 euro spesi 2 siano sprecati. Allora, nell'ottica di una lotta agli sprechi, si potrebbe, grazie a progetti di ricerca e innovazione, poter liberare risorse senza chiederne di aggiuntive che potrebbero essere, ad esempio, messe ad aumentare il fondo per i farmaci innovativi o gli antitumorali, in tante altre cose dove i pazienti aspettano una risposta dal paese. Noi siamo al 16° posto in Europa per la spesa nella ricerca e innovazione. Investiamo l'1,3% del PIL confronto al 3% del PIL negli altri paesi e credo che oggi ci sia la dimostrazione come con regole trasparenti il modo per poter fare ricerca e innovazione nel nostro paese debba essere considerando la integrazione tra pubblico e privato. Abbiamo l'unico farmaco nel mondo con cellule staminali per la rigenerazione della cornea che è stato proprio progettato grazie all'integrazione di fondi pubblici e privati. Quindi credo questa sia la strada, nonostante ormai dire la parola privato e pubblico fa scatenare le ire e forse fa bestemmiare qualcuno, ma la realtà è questa e di questo noi dobbiamo tenerne conto.